Una buona serata, nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica andando a Teramo perché questa mattina è stata presentata la lista di Forza Italia per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno. Tra i 32 candidati spiccano alcuni uscenti eccellenti della passata amministrazione Brucchi. Tre assessori e due consiglieri comunali. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Vediamo. Presentata a Teramo la lista di Forza Italia alle prossime amministrative di giugno. A concorrere saranno 32 candidati, 16 donne e 16 uomini, 5 dei quali uscenti. Mario Cozzi, Mirella Marchese ed Eva Guardiani, ex assessori dell'ultima giunta Brucchi, Emilio Di Matteo e Giuseppe Grande, ex consiglieri. A fare gli onori di casa, il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, insieme al neoparlamentare Nazario Pagano e al coordinatore provinciale Vincent Fanini. La lista di Forza Italia al Comune di Teramo, lei mi diceva una lista interessante, perché? Beh, una lista molto interessante, una lista di rinnovamento, una lista che però poggia le proprie basi sull'esperienza di figure altamente qualificate che hanno una rappresentanza importante qui alla città di Teramo, una lista che evidentemente abbiamo cercato di rappresentare tutte le fasce sociali, ci sono persone professionisti, persone della società civile, insomma gente che ha voglia di fare, gente che è piena di energie e di entusiasmo, e questo è quello che andavamo cercando. Una previsione, Forza Italia primo partito o sarà superato dalla Lega? Ma noi di sicuro Forza Italia quest'anno, mi sento di dire, la lista di Forza Italia a Teramo farà molto meglio di 4 anni fa qui a Teramo, questo ne sono convinto. Sugli amici alleati della Lega non posso fare previsioni evidentemente, ma Forza Italia certamente farà parlare di sé. Un sindaco Fratelli d'Italia vi convince? Assolutamente sì, Gian Donato Morra è un amico, un collega, intratteniamo rapporti ultraventennali, consolidati, persona autorevole, persona seria, persona onesta, una figura assai qualificata, spendibile, che saprà rappresentare le istanze dei cittadini teramani. Alla presentazione della lista di Forza Italia a Teramo è intervenuto anche l'ex sindaco Maurizio Brucchi, per la verità alquanto defilato e isolato. Forzista della prima ora, Brucchi sembra non aver più quell'appeal politico di qualche anno fa. Cambiamo argomento, adesso parliamo di trasporti perché è partito l'avvio della procedura di gara per l'acquisto di 68 autobus a gasolio ed elettrici per l'importo di 29 milioni di euro da parte della tua società unica di trasporti abruzzesi per il rinnovo del parco mezzi. I bus elettrici potrebbero essere anche utilizzati un domani, chissà, sulla strada parco, vediamo. Ma abbiamo un paniere molto importante di risorse finanziarie e di ambizioni, di obiettivi. Rinnoveremo significativamente sia il parco rotabile per la gomma che per il ferro. Nel totale abbiamo oltre 110 milioni di euro divisi per due. La metà va per quanto riguarda gli autobus della gomma e l'altra parte va per i vettori del ferro. Adesso in prima battuta usciranno bandi di gara per 68 autobus che andranno a migliorare la dotazione al servizio delle città e anche delle fasce urbane fuori dalle città. Abbasseremo l'età media di questi mezzi, che significa sicurezza e significa anche evitare, diciamo, la romanizzazione cui abbiamo assistito qualche giorno fa, visto che adesso gli autobus diventano anche vettore del fuoco. Voglio ringraziare il nuovo capo dipartimento dei trasporti, l'ingegner Primavera, che diventerà una specie di direttore generale del MIT su base regionale, e anche il nostro plenipotenziario per quanto riguarda trasporti, infrastrutture, mobilità, urbanistica e anche abruzzesi nel mondo, che si chiamano abruzzesici, che è l'avvocato Maurizio Di Nicola, sostituirà e supererà la dedizione di Camillo D'Alessandro, che è diventato deputato nazionale. Faremo in modo che la città di Pescara e le altre città conoscano il trasporto sostenibile, di qualità, collettivo, che sia un trasporto giudicato bene dall'Italia e anche dall'Europa. Vedremo di ridisegnare anche il percorso delle strade di questa città, per esempio, facendo in modo che i cittadini facciano più uno
Non è che troviamo una soluzione su un fronte e poi si crea un problema su un altro fronte. Ragioneremo con le cittadinanze e quello che è certo è che quello che mettiamo in campo deve costare poco e durare tanto. Io temo le soluzioni che costano tanto, durano poco e mettono in incertezza il bilancio pubblico regionale. Oggi funziona quello che immettiamo se costa sostenibilmente. Dramma della povertà a Teramo. Lunedì prossimo sarà sfrattata definitivamente dall'ATER una giovane famiglia morosa con genitori disoccupati e due figli piccoli. L'Unione per la difesa dei consumatori lancia un appello alle istituzioni e a tutti quelli che vorranno sostenere queste persone in difficoltà. Dramma della povertà a Teramo. Una famiglia composta da due genitori disoccupati e due figli di 5 e 7 anni. Tra qualche ora saranno sfrattati dalla loro abitazione ATER perché morosi. Sì, morosi perché ogni giorno devono scegliere se far mangiare i loro bambini o pagare l'affitto. Stefania Cipriani spiega con disperazione la situazione che sta vivendo. Dal 2012 stiamo senza reddito in famiglia, cioè nel senso che non riusciamo più ad andare avanti. In pratica siamo andati pure all'ATER e abbiamo parlato con loro dicendo che in pratica volevamo fare il cambio, ma non siamo stati ascoltati. Purtroppo andando a lungo non si può perché ci sono anche due bambini, quindi o diamo da mangiare ai bimbi oppure pagavamo quello che dovevamo pagare, quindi non sappiamo più che fare. Dove andare. A sostegno della famiglia teramana che sta per andare in strada con due bambini piccoli scende in campo l'Udicom, Unione per la difesa dei consumatori, che chiede alle istituzioni di intervenire subito e lancia un appello per una raccolta fondi. Una coppia con due bambini piccoli e con gravi problemi anche si è trovata a dover affrontare un canone di locazione di 400 euro al mese che non può assolutamente pagare. Di qui la creazione della morosità. E anziché cercare una soluzione alternativa, una soluzione agevolativa, si è passati all'azione di sfratto. Vogliamo attivare da domani una sottoscrizione, un conto corrente per aiutare questa famiglia, perché mi hanno detto che pagando una parte della morosità possono sperare ad ottenere la casa popolare. Per chiunque volesse sostenere questa famiglia in difficoltà potrà rivolgersi alla sede provinciale dell'Udicom in via Franchi a Teramo. Sono addirittura d'arrivo i lavori sulla riviera nord di Pescara per il weekend. Il lungomare riaprirà, poi da lunedì riprenderanno i lavori che, come ha assicurato il vice sindaco Antonio Blasioli, termineranno per fine maggio. Paolo Renzetti. Riapre la riviera di Pescara per un paio di giorni, per il weekend sarà possibile dunque transitare nella zona qui del Lido del centro. Sì, riapre oggi alle 18, sarà transitabile interamente nei due sensi di marcia tutta la riviera fino a domenica notte. Lunedì mattina alle 7 ricominceranno i lavori di fresatura e scarifica di tutto l'asfalto, quindi non soltanto della parte che è stato oggetto del risanamento strutturale, ma di tutta la carreggiata stradale e poi quindi il rifacimento dell'asfalto fino alla Madonnina e anzi oltre la Madonnina. È un lavoro che procede molto velocemente, non ci aspettavamo neanche di riaprire questo lotto per oggi, ma ce l'abbiamo fatta. Naturalmente ringraziamo chi ha avuto pazienza per questi lavori, ma sono lavori che dovevano essere svolti in sicurezza e con la strada chiusa, anche perché ci sono scavi dai 30 a più centimetri in molte parti che riguardano appunto questo risanamento strutturale. Da lunedì si ricomincerà a chiudere il tratto di via Cavour fino a via Ragazzi nel 99, quindi divieto di transito, divieto di sosta, naturalmente per un paio di giorni per ciascun tratto, che sono i tratti originali, questo per una decina di giorni circa, che ci consentono di riconsegnare questo lavoro bello e importante della riviera alla città di Pescara. Dopo una decina di giorni dal termine della conclusione di questi lavori, naturalmente la strada nel frattempo sarà riaperta, verrà effettuata la segnaletica perché abbiamo bisogno che l'asfalto si asciughi. Per l'inizio della stagione balneare dunque la riviera sarà completamente fruibile? Assolutamente sì, abbiamo cominciato questo lavoro il 23 di aprile, avevamo chiesto 45 giorni, io sono convinto che se il tempo regge come sta reggendo in questi momenti, per il 23 di maggio, cioè con 15 giorni di anticipo, riusciremo a riconsegnare questa riviera alla città.
Papa Francesco si collegherà in diretta durante la veglia mariana internazionale che si terrà domani pomeriggio al santuario di San Gabriele. Un riconoscimento importante all'iniziativa organizzata dal vescovo della diocesi di Teramo Atri, Don Lorenzo Leuzzi. Vediamo il servizio. Papa Francesco si collegherà in diretta durante la Veglia Mariana Internazionale dei Giovani, prevista per sabato 12 maggio al Santuario di San Gabriele. Il Santo Padre parlerà attraverso un videomessaggio rivolto alle nuove generazioni, che si ritroveranno accanto al Santo dei Giovani per partecipare a questo momento di preghiera mondiale in preparazione al Sinodo dei Vescovi sui Giovani. La veglia, ideata da Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo Atri, inizia con la recita del Rosario in varie lingue in collegamento video con la diocesi di Panama, Irlanda, Russia e Taiwan. Siamo molto contenti perché abbiamo iniziato questo cammino di preparazione verso il Sinodo. Abbiamo già vissuto un momento di riflessione sulla condizione giovanile della nostra diocesi, della nostra provincia, e ora viviamo un momento di preghiera che non è soltanto un momento di preghiera tra i giovani della diocesi, ma anche in collegamento con altri giovani. Pensiamo a Panama, dove si svolgerà la prossima giornata mondiale della gioventù a gennaio, ma poi anche Taiwan, dove ci saranno 500 giovani riuniti in preghiera alle 23 di sera, ora locale, loro, e poi con l'Irlanda e con la Federazione Russa. Ecco, avremo una grande occasione di pregare insieme, riflettere insieme e soprattutto per fare attenzione alle nuove generazioni. Le è arrivato poi a sorpresa il fatto che interverrà il Papa? Sì, e questa è una sorpresa che insomma si incoraggia molto e che ci emoziona molto. Ascolteremo un intervento abbastanza impegnativo del Papa, una catechesi vera e propria che rivolgerà ai giovani, e dunque per noi è anche un'occasione per non soltanto di comunione con il Papa, ma anche di ascolto del suo insegnamento e di impegno per il futuro, perché il Papa ha voluto il Sinodo dei Vescovi sul tema dei giovani proprio per rilanciare la presenza dei giovani nella Chiesa, sapendo che ci sono momenti di difficoltà, anche situazioni educative, culturali da verificare, e credo che sapere che il Papa è con noi, che si incoraggia, e diventa un'occasione per rilanciare la pastorale giovanile e l'attenzione della Chiesa, ma anche di tutte le realtà sociali, culturali, economico-finanziarie e educative che sono nella nostra provincia, perché insieme dobbiamo aiutare i giovani a guardare al futuro, al loro futuro, con serenità e fiducia. La veglia mariana si conclude con la messa celebrata dal Cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario del Sinodo dei Vescovi, attesa la partecipazione dell'orchestra della scuola media Mario Zippilli di Teramo. I piccoli musicisti, circa 80 componenti, accompagneranno il momento della recita del Rosario in varie lingue. Compie 200 anni il Teatro Marruccino di Chieti e la ricorrenza è stata sottolineata con un francobollo da 95 centesimi emesso oggi. La vignetta del francobollo, resa nota da Poste Italiane, mostra le festose balconate e il palcoscenico del teatro con il sontuoso sipario ottocentesco. Il teatro venne inaugurato nel 1818 con il nome di Real Teatro San Ferdinando. Dopo l'unificazione italiana nel 1861, il nome fu cambiato in Teatro Marruccino in onore dell'antica popolazione italica che abitava l'area di Chieti. Vediamo. Una giornata memorabile, quella vissuta al Marruccino per la cerimonia dell'annullamento del francobollo commemorativo che è stato fatto per il bicentenario di questo storico teatro. A fare gli onori di casa il presidente Sicari, c'era il presidente senatore della regione Luciano D'Alfonso, il sindaco di Chieti e le altre autorità. Sentiamo l'intervista al presidente del Teatro Marruccino, Cristiano Sica. È certamente un momento storico, credo che sia unico, allo Stato è unico, perché prima d'ora nessuna emissione di alcun francobollo è stata fatta. Poter ricordare di aver emesso un francobollo per il bicentenario del teatro è veramente una cosa che ci inorgoglisce e ci rende pieni di gioia. Premio a Legnini? Premio a Legnini è inevitabile, alla fine del mandato del presidente Legnini è un figlio di questa città, un professionista stimato, un uomo che ha dato lustro con la sua carica anche alla città.
città, alla professione che ricopre, che ci vede accomunati essendo entrambi avvocati, e credo che abbia condotto il suo mandato con adamantina qualità, e quindi abbiamo con il Consiglio di Amministrazione, insieme ai miei sodali Paolo De Cesare e Annalisa Di Matteo, deciso di conferirgli questo premio. Presentato il comitato per donanza per l'edizione di quest'anno, ritorni eccellenti tra i componenti, vediamo. Un comitato per donanza nuovo di zecca con importanti ritorni. È stato presentato questa mattina in comune dal sindaco e dall'assessore alla cultura. Ne fanno parte Francesco Zimei, musicologo, Floro Panti del Movimento Celestiniano, il professor Walter Cavalieri, il giornalista Massimo Lesi, Don Carmelo Pagano Le Rose e Don Arthur Sidor per la curia, ma ci sarà anche Don Claudio Tracanna. Mario Corridore gestirà la parte operativa. Affianca a loro anche il direttore artistico Leonardo De Amicis. Nessun ritardo, taglia corto il sindaco Biondi, perché stiamo già lavorando da mesi. Ma non ci sono ritardi, qua dobbiamo iniziare ad imparare a declinare in positivo le cose. Abbiamo parlato con persone dalla profonda cultura, profonda conoscenza anche della figura di Celestino. Io credo che attendere del tempo per costruire dei progetti su basi solide sia importante per la durata del progetto stesso. Ci è voluto il tempo necessario per capire effettivamente chi potesse far parte di questo comitato, e comunque con loro abbiamo approfondito i temi che dovremo utilizzare per far tornare ad essere la perdonanza l'evento unico che merita di essere. L'obiettivo è arrivare ad una programmazione triennale, dovrà essere un momento gioioso ma sobrio. La perdonanza sarà dal 16 al 19 agosto, ma già il 19 maggio, in occasione della festa di San Pietro Celestino, la Basilica di Colle Maggio ospiterà la celebrazione religiosa alle 18 e il concerto di Angelo Branduardi alle 21. La politica sarà solo una cornice istituzionale, ha detto Biondi, e non influirà sulle scelte del comitato. Comunque ci saranno altre figure, ha rassicurato, altre squadre di persone al lavoro. Sarà una perdonanza, hanno detto i presenti, che vuole riacquistare la sua identità, l'inizio di un nuovo percorso, un percorso di trasformazione, ha detto il professor Cavalieri. Massimo Alesi ha parlato del dossier UNESCO e della necessità di essere comunità. Sicuramente però la Basilica di Colle Maggio, la Basilica ritrovata, sarà un punto di partenza molto ma molto importante per tutti gli aquilani. Il rinnovo della nostra partecipazione alla candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO sicuramente è in quella visione, in quell'ottica di pubblicizzare e promuovere questo incredibile dono che abbiamo qui all'Aquila, e tutto il resto, le manifestazioni si dovranno adeguare armonizzandosi al messaggio di Celestino. A Campli domani si svolgerà la festa di San Pancrazio, patrono dell'antico borgo farnese. Per l'intera giornata sarà possibile visitare il mercato di prodotti tipici e della calzatura marchigiana. Vediamo. Torna a Campli l'antico mercatino di San Pancrazio in occasione dei festeggiamenti e della processione in onore del santo patrono del borgo farnese. Un'intera giornata di festa e appuntamenti con la grande fiera mercato dei prodotti tipici, rassegna di varie categorie merceologiche e il grande mercato della calzatura artigianale marchigiana. Questa fiera, diciamo, che anticipa un po' tutte le manifestazioni estive numerose che abbiamo in programma. Noi abbiamo già riunito tutte le associazioni, le prologo del territorio, per stilare un calendario delle manifestazioni estive. Questo, diciamo, che apre un po' le manifestazioni dell'estate. E quel giorno ci sarà un mercatino per l'intera giornata delle calzature marchigiane. Poi ci sarà gruppi musicali durante la giornata, e si potranno degustare le virtù che verranno riproposte nei vari ristoranti. La porchetta ovviamente ci sarà sempre, e quindi noi invitiamo tutti a venire a Campli il 12 maggio. E il nostro obiettivo è non fare grandi eventi, ma fare eventi importanti che tengano vivo il centro storico, perché il nostro intento è quello di ricostruire dopo gli eventi calamitosi un po' insomma, il tessuto sociale che rischiava, insomma, di disgregarsi. A Gioianova è già possibile, lo sarà fino al 31 dicembre, pagare il parcheggio direttamente con il proprio smartphone, senza quindi recarsi alle postazioni, evitando così eventuali
file sia per il primo pagamento che per prolungare i tempi di sosta. Già dalla prossima settimana verranno applicati su tutti i parcometri esistenti gli sticker adesivi che tramite lettura consentiranno di attivare la modalità elettronica di pagamento, attivazione che potrà essere effettuata anche tramite il sito della Giulianova Patrimonio, dal quale con un link ci si potrà collegare a quello di My Cicero. Vediamo. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, per il servizio di parcheggio a pagamento è previsto che dal 15 maggio al 15 settembre, quindi in corrispondenza del periodo di sosta estivo, la Giulianova Patrimonio ha implementato la modalità di pagamento. Oltre alle monete nei parchimetri sarà possibile attraverso un'applicazione da smartphone sia Apple che Android pagare attraverso questa applicazione il pagamento. Sarà anche possibile fare dei pagamenti per la sosta settimanale, mensile e stagionale, questo attraverso i parchimetri. Fra breve troverete sul sito, diciamo dalla prossima settimana, un link di riferimento all'applicazione, quindi le modalità di funzionalità del servizio e come scaricarlo. Adesso apriamo la pagina di sport, ultima di campionato all'Adriatico Cornacchia, domani per il Pescara. Grande attesa per lo scontro diretto in chiave salvezza contro l'Ascoli, attesa una buona presenza di pubblico, si prevedono circa 10.000 spettatori, 1.500 dei quali di marca ascolana. Sul fronte formazione una sola sarà la novità, con la presenza di Coda al centro della difesa al posto dello squalificato Marco Perrotta. Per il resto spazio alla squadra base delle ultime partite, considerando che Brugman è pienamente recuperato. Nella conferenza stampa di questa mattina, dopo la seduta di rifinitura, il tecnico Pillon ha ribadito la grande importanza del match ed ha ancora glissato però sulla sua possibile conferma. Lo ascoltiamo. Beh, ci sono mille componenti su questa partita, perché in primo luogo noi dobbiamo salvarci, dunque è una partita essenziale per tutte e due le squadre, non solo per la mia ma anche per loro. Perciò sarà una partita molto difficile da preparare, penso che la partita si prepari da sola. L'importanza della posta in palio, il derby, la salvezza in palio, ci sono tantissime cose che dovremmo essere con la testa lì, sul pezzo, perché non si può mollare niente. Dobbiamo essere determinati, sappiamo che è una partita difficile per tutte e due le squadre. Noi dobbiamo giocarcela come abbiamo sempre fatto, col nostro modo di interpretare le partite, cercando di essere aggressivi, di avere la pazienza, di essere sempre quadrati in campo e di essere concentrati sul lavoro che dobbiamo fare, basta. Noi non possiamo dirci considerarci savi perché non lo siamo. E sappiamo che giochiamo davanti a tanta gente, ai nostri tifosi, e vogliamo regalargli una grande soddisfazione, questo sì. Beh, la squadra è molto tignosa, caratteriale come suo allenatore, perciò ti offrirà pochi spazi. Dobbiamo essere abili a non aver fretta per andare a chiudere le azioni, avere la pazienza giusta per trovare l'imbucata giusta. L'ho sempre detto, ho sempre detto che rimarrei volentieri qua, l'ho detto e lo riconfermo. Però non ho la testa da pensare ai contratti, non me ne frega una madonna, niente non me ne frega, perché a me interessa domani. Non abbiamo parlato No, io quello che sento, sento molto la vicinanza della società, questo sì, lo sento moltissimo, nel senso che sono molto vicini a me, ai ragazzi, a tutto l'ambiente, perciò questo lo sento la fiducia da parte loro. Ma prima bisogna tagliare il traguardo e poi vediamo, insomma, se si parlerà, credo, insomma. Ecco, ma lei sente vicino alla società, nella fattispecie il presidente? Sì, sì, o soltanto il direttore? No, il presidente, il direttore, tutto il componente della società. La presenza, la fiducia che è aumentata nel tempo o che c'è stata dall'inizio quando lei è arrivato? Ma penso che sia stata aumentata nel corso del periodo che sono qui. Ci spostiamo adesso in casa Ascoli, alla disperata caccia di punti salvezza. Il tecnico Serse Cosmi, uno dei tanti ex della partita, deve rinunciare allo squalificato Padella. Al suo posto De Santi, Saut, i lungodegenti Martigno, Favilli e Carpani, mentre un altro ex, Mengoni, Cherubin e Lores Varela, non sono in buone condizioni e non partiranno dal primo minuto. Ascoltiamo adesso proprio il tecnico ascolano dopo la rifinitura di questa mattina. Varela, a questo punto possiamo dire che è a forte rischio per questo match, comunque sarà convocato? Sì, beh, sicuramente a Cherubin ha qualcosa un pochino di più problematico, insomma, però adesso valutiamo. Mengoni?
e anche Mengoni. Mengoni in realtà si è allenato in queste 3 settimane solo oggi, e quindi capite benissimo, insomma, che è venuto poi da un doppio problema, schiena e adduttore, quindi di conseguenza anche per lui è un recupero difficilissimo, insomma. Mancherà anche lo squalificato Padella, pronto il sostituto naturale De Santis. Davanti, se Lores Varela non dovesse farcela, è ballottaggio Clemenza-Ganz? Vabbè, c'è Rossetti, Clemenza, Ganz. Questi sono ovviamente per caratteristiche i giocatori più accreditati. Come inquadriamo questo Pescara che con Pillon ha ritrovato risultati e serenità? Ma insomma, adesso non voglio andare troppo indietro, insomma, però era una squadra che per poter lottare per la retrocessione doveva impegnarsi, insomma, e c'è quasi riuscita, perché la qualità dei giocatori, della rosa, è nettamente superiore a quella che è questo obiettivo. Però spesso capita nel calcio, e a Pescara lo sanno bene, che spesso con squadre, ma già mi ricordo ai tempi di Galeone, con una squadra ripescata andò in Serie A e aveva difficoltà a iscriversi nella Serie B. Se voi mi chiedete quali sono stati i loro problemi, non posso rispondere, perché magari vi risponderò tra 15 giorni quali sono stati i nostri, insomma. Chiudiamo parlando dei tifosi, saranno oltre 1500, si aspettano ovviamente una vittoria per raggiungere questo traguardo della salvezza. Lei, che ha grande esperienza, come canalizzerà positivamente tutta questa energia e questa aspettativa? Io credo che questi 1500 bisogna meritarseli. Bisogna meritarseli con una prestazione di grande orgoglio, di grande forza e soprattutto di grande, non dico personalità, perché la personalità ce l'hanno un paio di squadre in questo campionato. Però di lottare sopra ogni forza, e allora avremmo comunque meritato questi 1.500. Adesso scendiamo in Serie C, il Teramo è salvo, è arrivata la sentenza della Corte d'Appello federale sul caso Sant'Arcangelo, che ha inflitto 2 punti di penalizzazione alla società romagnola, che dunque retrocede a quota 35 punti in classifica come il Teramo, ma il diavolo si salva per via della differenza reti. Vediamo il servizio. Il Teramo è salvo, non con i punti fatti sul campo, ma grazie al pronunciamento della Corte d'Appello federale, che questo pomeriggio ha penalizzato il Sant'Arcangelo ribaltando la sentenza di primo grado che aveva prosciolto la società romagnola per il pagamento in ritardo di una parte della contribuzione destinata ai propri tesserati. Dunque Sant'Arcangelo che retrocede a 35 punti in classifica, esattamente come i biancorossi, che tuttavia sono salvi per effetto della differenza reti generale, visto che i due scontri diretti erano terminati entrambi in parità, 2-2 al Valentino Mazzola e 0-0 nella gara di ritorno al Gaetano Bonolis. Niente play-out col Vicenza dunque, un problema che da oggi diventa solo del Sant'Arcangelo, difeso dall'avvocato Edoardo Chiacchio, che non è riuscito a scalfire nel secondo grado la tesi della procura, adducendo il famoso ufficio esterno di commercialisti, reo di aver ottemperato ai pagamenti con scadenze che tuttavia non erano quelle federali. Un sospiro di sollievo enorme, la sentenza di secondo grado che di fatto toglie il Teramo dal playout. Contento? Molto, contento molto, perché quest'anno è stato un anno duro, un anno dove forse è stato l'anno più importante che io come presidente mi sia impegnato, a livello parlo di società, ma quest'anno la società è stata 10 e lode, sicuramente la squadra un attimino meno, però alla fine finalmente si è rivista la verità, perché le persone che si comportano bene vanno premiate e chi sbaglia purtroppo paga. Posso chiederle come ha vissuto queste ore in attesa della sentenza? Molto nervoso e molto sofferente. Voglio dire che sta vittoria dobbiamo ringraziare la squadra domenica, perché sul 3-2 una squadra che reagisce in quel modo, una squadra che ha voluto il pareggio a tutti i costi, e poi sicuramente qualcuno sopra c'è, e alla fine è arrivato una cosa che noi oramai non ci pensavamo più. Però quando a fine partita ho chiesto i risultati, mi hanno detto che il Sant'Arcangelo aveva pareggiato,
chi stava vicino a me ha sentito che ho detto allora sicuramente ci salveremo noi e non faremo i play-out. Ecco, però lei ha dichiarato se il secondo grado dovesse dar ragione al Sant'Arcangelo potremmo andare al collegio di garanzia del CONI. Non ha paura che succeda il contrario, che adesso il Sant'Arcangelo vada al collegio di garanzia? No, perché il Sant'Arcangelo non ha ragione. Il Sant'Arcangelo, le carte sono quelle, chi non paga i contributi non può fare niente, è stato ribaltato, ma io penso che non farà nessuno ricorso, perché fare ricorso su una cosa che non esiste, sicuramente non lo faranno il ricorso. Che cosa le ha insegnato questa stagione? Tante cose. Mi ha insegnato che nei momenti di quando le cose non vanno bene sei un uomo solo. Oggi ricevo tante belle cose, ma sicuramente se oggi perdevamo, sicuramente oggi Campitelli non poteva stare qui perché ci voleva l'ordine pubblico. Quindi mi ha insegnato tante cose e sicuramente tante cose che mi aiuteranno in futuro ad essere più una persona equilibrata sia quando si vince sia quando si perde. E un futuro che sarà ancora con il Teramo in mano, con a capo, a timone del Teramo? In questo momento voglio gustarmi con i ragazzi questo momento di grandissima felicità, perché noi non ce ne siamo accorti. Noi abbiamo vinto un campionato perché stare in Serie C, siamo l'unica squadra della provincia, della regione Abruzzo a stare in Serie C. Qui, se poi andiamo a vedere chi sta in Serie C in tutto l'ambito nazionale, ci rendiamo conto che una piccola realtà di 50.000 persone è in questa categoria. Vuol dire che forse con tutti i demeriti, ma abbiamo un grande cuore e un grande affetto per questa squadra e ne sono orgoglioso, l'ho fatto con tutto me stesso. E sicuramente quando si sta qui certe diciamo colpe ce li ho sicuramente, ma oggi non so se Teramo può fare la Serie C, perché ci dobbiamo mettere in mente anche di quello che ogni città può esprimere. Teniamoci stretta questa Serie C in questo momento, però il futuro lo andremo a discutere più in là. Però è inevitabile che con la terza serie il Teramo ha un appeal particolare verso chi voglia investire. Io fino adesso non ne ho trovato neppure uno. Sicuro? Che è sicurissimo, che è venuto anche gratuitamente, quindi adesso mi faccia fare un abbraccio a questi ragazzi che si sono meritati sicuramente questa Serie C. Candeloro interessato con il Teramo in Serie C? Chi? Candeloro interessato con il Teramo? Assolutamente no. Assolutamente. Candeloro non lo sento da tanto tempo. Scendiamo in Serie D adesso, domenica pomeriggio, semifinale tutta abruzzese in Serie D tra Avezzano e Pineto, che si contenderanno un posto in finale contro la vincente dell'altra sfida, quella tra Matelica e L'Aquila. Il presidente biancoverde Gianni Paris chiama a raccolta i tifosi per la sfida del Dei Marsi. Lo ascoltiamo. Beh, emozionato, contento. Spero che la squadra riesca a continuare il percorso anche nei playoff. Domenica partita importantissima contro il Pineto, una bestia nera nella stagione, visto che è stata l'unica a violare lo stadio Dei Marsi nella stagione regolare, e nel giorno di ritorno abbiamo pareggiato per 0-0 lì in casa loro. Mi auguro che ci sia il fattore dodicesimo uomo in campo. Ho chiesto alla città, ai tifosi, una presenza massiccia, importante, che spinga la squadra verso una importante prestazione. Abbiamo bisogno di un risultato positivo, che sia una vittoria o un pareggio, visto che ci siamo classificati terzi e loro quarti, quindi basterebbe un pareggio per andare nella finale. E quindi l'appello reale che faccio in questa intervista è quella di invitare gli avezzanesi, i marsicani, a venire tutti allo stadio Dei Marsi per tifare biancoverdi, per tifare un sogno, per tifare una possibile idea di tornare nel professionismo attraverso il ripescaggio, ma questo ovviamente deve passare sempre attraverso il campo, attraverso i risultati, attraverso la prestazione. Quindi invito tutti a venire allo stadio domenica prossima, 13 maggio, alle ore 16, per tifare Avezzano.
Prima di chiudere, un avviso di servizio, perché l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative fissate per il prossimo 10 giugno 2018. A tal fine informa che nella propria sede di Silvi, strada statale Nord 26, al numero di telefono 085-9300-20 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente il costo per la trasmissione dei messaggi, la collocazione all'interno del palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per il materiale eventualmente autoprodotto. La persona da contattare nell'eventualità è il signor Quintino Pallante. E con questo avviso chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata, se lo vorrete, in compagnia dei nostri programmi.